Una bella mattina di sole alle terme di Milano, gente rilassata che si gode trattamenti e piscine e nel giardino, sorpresa, una vettura che fa bella mostra di sé. Un'auto elettrica, la Renault Zoe, vettura a zero emissioni, ma non immaginavamo che per le auto elettriche fossero indicati trattamenti termali. È una combinazione molto giusta perché qui presentiamo la Zoe Zen. Grazie al Tech Care Pack che abbiamo all'interno c'è un ionizzatore, c'è un diffusore di aromi naturali, per cui sembra veramente una spa in movimento la Zoe. È ben chiaro che un'elettrica che per la sua stessa natura, oltre a non inquinare l'atmosfera, non produce praticamente nessun rumore o quasi, sembra assolutamente ideale per il wellness della mente ancora prima che del corpo. Zero rumore e zero emissioni di CO2, perché questo è il benessere. Dunque siamo proprio nel tema del benessere qui dentro. A proposito di auto elettriche, anche in Italia e finalmente pure nella Milano contemporanea, tanto poco amica delle auto, almeno le elettriche godono di alcuni importanti vantaggi, quali l'accesso libero alle zone a traffico limitato del centro città e l'opportunità di parcheggiare senza dover pagare nulla all'interno delle famigerate righe blu. Ci sono tanti benefici economici, anche il costo energetico, bastano 2 euro per fare 100 km, l'assicurazione, la manutenzione costa 20% in meno di una vettura termica, come dici tu giustamente, il parcheggio gratis nelle linee blu, l'accesso alle zone ZTL, l'accesso anche in certe città alle corsie preferenziali, dunque ci sono veramente dei benefici importanti con l'elettrico. Il nostro paese, a dispetto di certa propaganda o di sporadiche iniziative che sanno più di demagogia che di sostanza, resta ancora assai arretrato sul fronte delle infrastrutture e dei servizi dedicati alla mobilità elettrica. Tutti strillano che vorrebbero solo vetture a batteria circolanti nelle rispettive città, ma nessuno si adopera concretamente perché la diffusione di questi modelli possa crescere senza far pagare tutti i disagi ai cittadini. È chiaro che lo sviluppo dell'elettrico dipende da tanti fattori esterni, le società energetiche che devono aiutarci a rafforzare la presenza di colonie sul territorio, le amministrazioni locali che possano implementare una strategia che incentivi l'acquisto o il noleggio di queste vetture e il governo con degli incentivi. Purtroppo abbiamo avuto questa legge con incentivi che sono già finiti, per cui ci serve un aiuto. Solo per fare un esempio, in Francia questa vettura viene venduta a 13.700 euro. La tecnologia dell'elettrico si sta diffondendo e migliora di giorno in giorno, rendendo sempre meglio e più fruibili queste vetture che comunque restano per ora destinate elettivamente al solo commuting urbano. Sono assolutamente vetture cittadine? Facevi riferimento alla praticità, è una vettura comunque che si può ricaricare in 30 minuti alle colonie di 43 kW, dunque ci stiamo avvicinando ad un servizio per i clienti che sia molto più in linea per commercializzare queste vetture, tempi di ricarica più rapidi con 30 minuti, un'autonomia di 210 km dichiarata, quella reale 150, comunque più che sufficiente per un uso cittadino, per cui la tecnologia c'è, è proprio il discorso di tutta l'infrastruttura attorno e il discorso del supporto delle istituzioni che ci deve aiutare a sviluppare questo filone.